Sì, i vigili del fuoco sono ancora a lavoro e lavorano proprio sull'ultimo piano, quello completamente sventrato dall'esplosione avvenuta questa mattina alle 5. Ci troviamo a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. Come dicevate, potrebbe essere lo scoppio del tubo di un gas che si trovava in quella palazzina, completamente in quell'appartamento completamente distrutto dove viveva un signore di 73 anni. L'esplosione avrebbe poi coinvolto anche l'appartamento a fianco, in tutto due i nuclei familiari coinvolti, si parla di 6 persone. Tra loro anche un bambino di appena 9 mesi. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi, sono però ancora in ospedale. 24 invece gli inquilini fatti allontanare, evacuati dalla palazzina, dormiranno in un albergo messo a loro disposizione dal comune, anche perché chiaramente la palazzina è stata dichiarata inagibile. Ma ascoltiamo alcune testimonianze di chi questa mattina è stato svegliato da questa terribile esplosione, e poi linea a voi. Una botta che siamo saltati dal letto, credevamo che era il nostro palazzo, invece c'era un fumo e ci siamo alzati di botto e abbiamo visto tutti i calcinacci giù. Mi ha sentito un forte boato, proprio boom, non si capiva cosa fosse. Poteva essere, che ne so, qualcosa che fosse scoppiato, qualcosa dal cielo, non capivo cosa fosse, un tuono, sembrava tipo un tuono, ma una cosa più forte, proprio pazzesca. 50 anni fa.